E si parla tanto di Nuova Pescara, si parla anche di questa questione del capoluogo di regione, anche all'interno del Partito Democratico ci sono opinioni diverse. Sì, sicuramente, ma sono comunque opinioni personali che vanno comunque approfondite nel dibattito, ma non mi sembra che in discussione minimamente il capoluogo. Qui si sta parlando semplicemente di una Nuova Pescara con i comuni limitrofi, che mi sembra insomma naturale programmare insieme, naturale avere un'unica direzione, altrimenti insomma sappiamo che le programmazioni e le pianificazioni singolari poi portano a dei contrasti, a dei conflitti senza dare servizi efficienti. E portare avanti questo progetto, un progetto che poi tra l'altro è indicato dai cittadini, c'è stato un referendum e qui non mi sembra che ci siano contrasti, siamo tutti d'accordo, adesso nel metodo va approfondito, ma nel merito sono tutti d'accordo. Io non ho ascoltato nemmeno all'esterno del Partito Democratico pareri contrastanti o comunque alternativi. Oggi il tema è all'attenzione non perché lo scelgono i cittadini di Pescara, non perché lo scelgono i politici di Pescara, non perché lo scelgono i rappresentanti. Lo chiede la competizione globale, la ridefinizione delle dimensioni. E io credo che cominciarne a discutere, anche se qualche volta il dibattito va su questioni che nulla hanno a che fare con una visione alta del futuro che vogliamo costruire, è sempre una cosa positiva. Certo, su questi temi io credo che non valga la definizione del Vangelo di Matteo, sì sì, no no. Coltivare la categoria del dubbio è sempre utile, anche perché bisogna ricostruire una nuova comunità, con una nuova cittadinanza, con un nuovo senso di appartenenza. Ce lo hanno detto i cittadini votando, abbiamo l'obbligo di farlo utilizzando la categoria della responsabilità. Prima per dare seguito alla decisione dei cittadini e dopo per costruire le condizioni perché il futuro sia migliore del presente che viviamo.